davvero benvenuti e bentrovati in questo nostro appuntamento annuale del convegno del clero dei presbiteri bresciani. E diamo anche un benvenuto di nome e di fatto anche a Monsignor Bienvenu Manemika, arcivescovo di Brazzaville, Repubblica del Congo, che è qui in Italia per studiare un po' l'italiano. Lo ringraziamo e ha deciso di partecipare anche a questo nostro momento. Che Dio lo benedica. Se vi ricordate, e vi ricordate di certo, l'anno scorso, nel nostro convenire come clero di Brescia, abbiamo soffermato la nostra attenzione sulla parola ad intra della Chiesa, concentrandoci in maniera particolare sull'omelia come forma paradigmatica di un modo di dire, annunciare la parola che Gesù è, tanto più nel nostro ministero presbiterale a servizio della comunità dei credenti. Ecco, quest'anno in continuità soffermiamo la nostra attenzione sulla parola, potremmo dire così, ad extra della Chiesa, cioè sul modo con il quale possiamo permettere alla parola che Gesù è di dirsi nell'oggi e per l'oggi come buona parola, la lieta parola per la vita degli uomini e delle donne di questo tempo, credenti e non credenti. E come l'anno scorso, anche in questo itinerario saremo guidati dalla felice scelta della lettera pastorale Le vie della parola, che ci ha accompagnato l'anno scorso. Perché nell'ultima parte della lettera, e dà il titolo anche al nostro incontro, l'ultima parte di quella lettera era proprio titolata La via da usare. E il nostro vescovo, Monsignor Pier Antonio, ci spronava in maniera chiara e precisa a percorrere questa strada, quella della cultura. Quindi occuparsi quest'anno di cultura a un convegno del clero non è frutto di un tributo episodico al fatto che Bergamo e Brescia siano capitali della cultura italiana 2023, né tantomeno è un vezzo un po' ozioso di chi non ha nulla da fare rispetto a questioni pastorali più urgenti. E non è neanche, ovviamente, un superficiale evento adesso a dire facciamo eventi culturali, tra virgolette. Perché, lo capiamo subito, la questione è molto più seria e radicale. E permettetemi, mezza parola la dobbiamo spendere per comprendere il motivo per cui questo nostro convegno stia mettendo al centro la cultura. Perché dobbiamo precisare, almeno minimalmente, che cosa intendiamo quando ne parliamo, perché probabilmente anche nella nostra mens presbiterale pastorale magari ci sono idee un po' varie e forse anche confuse. Perché mai un cristiano, un presbitero, dovrebbe avere a cuore la cultura? Ce lo lasciamo dire dal numero 61 della lettera pastorale del nostro vescovo, veramente illuminante. Cito: la cultura è ultimamente il sapere che fa vivere, o forse meglio il saper vivere. Nella cultura il vivere si coniuga con il comprendere, l'esperienza con la coscienza, il sentire con il capire. È il rapporto con la vita che fa la differenza tra la cultura e l'erudizione, ma anche tra la cultura e la competenza. La vera cultura genera sapienti e maestri, non professori ed esperti. La cultura ha le sue grandi parole, che sono poi le stesse della vita. Conosce le grandi domande identiche a quelle che ci pone la vita. Potremmo dire che la cultura è l'autocoscienza della vita stessa. Fine citazione. Capite che se la cultura è l'autocoscienza della vita stessa, al cristianesimo non può non solo non interessare, ma è decisivo, perché il cristianesimo non è nient'altro che un modo culturale, un'autocoscienza della vita
alla luce dell'incontro con Gesù, per provare nell'oggi a rendere presente quel modo di vivere secondo quanto poi lo Spirito chiede oggi alle chiese. Perché, l'abbiamo detto anche al Consiglio Presbiterale, al Consiglio Pastorale Diocesano, per chi di voi c'era, non esiste il cristianesimo, non esiste il Vangelo allo stato puro, perché c'è sempre un modo culturalmente significativo di vivere lo stesso Vangelo in un preciso quadro storico e dentro precise scelte storiche. E se vi ricordate, portavamo l'esempio, che è chiarissimo, dei Vangeli. Lo è stato fin dall'inizio. La parola cultura di Marco non è quella di Matteo, non è quella di Luca e neppure quella di Giovanni. Eppure la stessa unica parola che Gesù è si è potuto dire solo e solamente attraverso la parola cultura di Marco, Matteo, Luca e Giovanni. Anzi, grazie a Dio il Vangelo è quadriforme, e solo attraverso quattro parole culture noi possiamo ascoltare e annunciare la parola che Gesù è. Ecco allora il senso del nostro ritrovarsi, che ha voluto anche trovare una sua raffigurazione in questo dipinto, che accompagnerà anche poi, oltre che anche la copertina della locandina del nostro convegno, anche il libro della formazione permanente di quest'anno. L'abbiamo scelto per un motivo molto particolare. È di un artista italiano, Ettore Spalletti, morto nel 2019, che normalmente ha sempre fatto dei quadri non figurativi, quindi senza figure riconoscibili al primo impatto, ma questo è titolato La promessa della risurrezione del 2009, l'ha offerto per il nuovo lezionario per le messe rituali della CEI, e l'originale custodito nella collezione Paolo VI qui a Concesio. Cosa ci vuole dire Spalletti? Qui c'è un uomo in cammino, non si capisce bene se sta infilandosi la giacca o se la sta togliendo, vedete poi voi, è in cammino su una strada che leggermente in salita, che finisce dove inizia il cielo. Eppure la fine della strada e l'inizio del cielo sono solo una variazione d'azzurro, perché la strada, potremmo continuare noi, di questa umanità terrestre è ormai abitata dal colore di quella divinità celeste che in Gesù si è resa presente e che ormai splende non più semplicemente in cielo come stella lontana, ma viene a colorare di sé ogni nostro spazio, ogni nostro tempo. Ecco, è questo che ci auguriamo anche con l'inizio di questo convegno, e voglio ringraziare i nostri due relatori, due amici anche della nostra diocesi, che hanno accettato di condividere con noi questa mattinata, che come avete visto non prevede, perché l'articolazione che ci siamo dati per i convegni, la possibilità di un dialogo diretto con i due relatori, perché hanno già suscitato, se avete avuto modo attraverso la bibliografia che hanno suggerito e alcune domande che hanno posto, un po' della nostra mente e del nostro cuore, ma domani poi nelle congreghe zonali continueremo questo discorso, quindi a loro il compito anche un po' di accendere la possibilità di una riflessione e di una conduzione del nostro convegno. Il primo a parlare sarà Monsignor Giovanni Cesare Pagazzi di Lodi, che oltre a essere teologo, dal 2022 è segretario del neonato dicastero per la cultura e l'educazione. Vorrei sottolineare la notevole scelta della Chiesa Universale, che è molto più avanti di qualsiasi chiesa locale, perché questo dicastero non è semplicemente l'unione, la somma delle due congregazioni precedenti, educazione cattolica, cultura, in cui c'era anche il nostro Vincenzo Zani, ma è un'idea nuova, dove i nomi e anche l'ordine non sono banali: per la cultura e l'educazione.
perché la cultura precede, ingloba, dà un senso anche all'educazione, perché che noi dobbiamo fare anche educazione lo diamo per scontato, che dobbiamo fare anche cultura a volte non ci viene neppure in mente, ma la Chiesa Universale sa bene come e dentro quali sguardi porre un po' il tutto. E quindi a lui, alla luce anche della sua ricerca teologica, di quello che ha sempre fatto e insegnato, ma anche da questo suo nuovo compito e dal suo osservatorio privilegiato sulle scelte che la Chiesa sta maturando, gli chiediamo di aiutarci a comprendere perché e come si debba osare questa via di incontro-relazione tra cristianesimo e cultura. E quindi lasciamo a 45-50 minuti a lui la parola e lo ascoltiamo volentieri e lo ringraziamo di essere qui con noi. Però prima, a nostro vescovo, una parola. Sì, volentieri dico io una breve parola, anche per scusarmi perché io mi devo assentare oggi e domani. I vescovi lombardi si riuniscono per la CEL e la giornata di oggi in particolare è dedicata alle due figure dei grandi papi, Papa Giovanni e Papa Paolo VI. Questa mattina saremo a Sotto il Monte per la celebrazione e poi nel pomeriggio i vescovi verranno qui a Concesio a visitare la casa. Avremo anche l'incontro con alcuni giovani che hanno partecipato a questi tavoli di confronto e di dialogo con i vescovi, quindi, mentre domani poi continueremo con la seconda giornata. Volevo dirvi una parola, intanto salutarvi con tanto affetto, fa piacere che siate qui, saluto i relatori e li ringrazio molto, saluto anche Don Raffaele per un po' l'organizzazione complessiva. Permettete che dica una parola proprio di poi in linea con quanto ci ha appena detto Don Raffaele, più nella forma di una condivisione di qualche convinzione che in questo momento sto coltivando. La rilevanza della cultura, la vita e la cultura, la fede e la cultura non vanno separate. È facile dirlo, però è importante dirlo. E questo potrà avvenire nella misura in cui un po' tutti noi dobbiamo confessarcelo, rivediamo l'idea della cultura che potrebbe serpeggiare un po' in tanti ambienti, cioè che la cultura sia qualcosa di astratto, che la cultura sia qualcosa di elitario, qualcosa che ha a che fare con le accademie e con le biblioteche. E quindi sostanzialmente per la maggior parte della nostra gente inutile. E questo sarebbe veramente un errore. La cultura, come abbiamo sentito, forse va intesa così, come un sapere che ti accompagna. E abbiamo bisogno di pensiero, a partire dall'esperienza che viviamo. E io credo che la cultura è veramente l'antidoto nei confronti di quella superficialità un po' inconsapevole che rende la vita di basso profilo. La cultura è il gusto delle grandi domande, è così la serietà nell'affrontare le grandi sfide contemporanee, è la capacità di valorizzare il patrimonio che abbiamo. Tutto questo dà profondità alla vita e questo io penso che oggi sia assolutamente necessario in una prospettiva di fede. E aggiungo, a me piace questa caratteristica della cultura di ispirazione cristiana, che è quella della mitezza, una cultura mite, una cultura umile, non aggressiva, che non si impone, che non va allo scontro per dimostrare che esiste. Ecco, a volte bisogna anche vivere l'esperienza dell'essere un po' mortificati, ecco. Cioè una certa cultura, magari che va per la maggiore, lascia intendere che va bene nell'ambito della fede, nell'ambito ecclesiale, la cultura non è di caso, addirittura non esiste, ecco.
Non è così, secondo me non è così, già molto di quello che noi facciamo ha una dimensione culturale che andrebbe valorizzata, però va bene, ci sta anche questo. L'importante, credo, è dare il segnale di una disponibilità seria a fare cultura, ecco. Concludo, a me è rimasto impresso l'invito di Evangelii Nunziandi di Paolo VI. Lì troviamo un invito davvero pressante, esplicito, intelligente a coniugare fede e cultura. E quindi, ricordandolo adesso in questi giorni, mi veniva in mente che forse abbiamo già da tempo un compito da svolgere. Mi fa piacere che questo incontro vada in questa direzione. Buon lavoro a tutti. Grazie.